Quest'anno, per Pasqua, preparo una sorpresa per zio Paolo. Sasista Kittas. Una base di pane a pasta dura con l'uovo in superficie, incastonato e circondato da decorazioni varie di pane. Come avviene nel Campidano con i coccoletti di Pasqua, così avviene in Gallura per l'antico uovo di Pasqua, sistacchitta. Gli ingredienti sono gli stessi dei coccoletti: farina o semola, farina e semola, in questo caso metà e metà, acqua quanto basta per rendere la pasta un po' dura, lievito madre e sale. Le uova da mettere su ogni forma di pane, preferibilmente sode, perché altrimenti rischiano di spaccarsi. Ho aggiunto il sale in acqua tiepida e ho iniziato a sciogliere il lievito madre piano piano. Poi, aggiungendo ora un po' d'acqua, ora un po' di farina e semola, ho cercato la giusta consistenza. Una volta raggiunta una consistenza un po' soda, sono passata sulla spianatoia e lì ho continuato ad impastare. Questo tipo di pasta va impastata molto a lungo. Nonostante venga definita pasta dura, deve risultare comunque un po' morbida, malleabile. Passo alla cilindratura, che farò a mano per questa volta. Passo quindi con il mattarello, prima piegando in una direzione, poi piegando nell'altra, e così per 3, 4, 5 volte. Quando la pasta è liscia, ne taglio un pezzetto e cerco di dare la forma desiderata alla mia istacchitta. Io la sto facendo leggermente rettangolare, mia nonna preferisce la forma a mezzaluna, ne ho visto anche a forma di cuore, le forme insomma sono a discrezione di chi le fa. Per le decorazioni la tavola deve essere priva di farina e se ciò non è sufficiente, nel senso che la pasta scivola sulla tavola, potete inumidirvi leggermente le mani, risulterà molto più agevole. Inizio ad arrotolare un pezzo di pasta per fare il manico della borsettina. Per pressare bene i pezzetti di pasta si utilizzava un ditale. Con piccole palline appiattite si realizzano i petali dei fiori. Si posiziona l'uovo inumidito pressandolo leggermente sulla base, che più o meno avrà un'altezza di circa un centimetro. Mia nonna realizzava sasistacchitta anche sfrangiando i bordi della stessa. Un'alternativa è utilizzare le rotelle tagliapasta.
Sono in possesso anche di una rotella artigianale, ma con quelle vengono meglio le decorazioni interne. Un altro modo per creare le treccine è quello che utilizziamo per fare le acciuleddi, che sono le treccine che si friggono per carnevale in gallura. Con questo metodo la treccia rimane molto più ferma. Ho utilizzato questo metodo anche per creare un piccolo nido con gli uccellini appena nati. Come vedete, le decorazioni si possono fare con qualsiasi mezzo, anche con un semplice bastoncino di legno. Terminate le decorazioni, ricopro le forme con della pellicola trasparente per non far asciugare la superficie della pasta e copro con una coperta per tenere in caldo per circa 4, 5, 6 ore, dipende dalla temperatura esterna. Una volta lievitate, si toglie molto delicatamente la pellicola trasparente e si decide se infornarle direttamente oppure se lucidarle. In questo caso io le sto lucidando con il tuorlo d'uovo perché così verranno anche colorate. Se invece non si gradisce il tuorlo d'uovo, si possono lucidare con l'albume dell'uovo oppure semplicemente con acqua calda appena sfornate. Cuoceranno in forno a circa 200 gradi per circa mezz'ora. Beh, zio Paolo, ti sono piaciute sasi stacchittas? Irene, mi hai fatto una bellissima sorpresa. Intanto, mentre tu facevi stacchittas, io riposavo. Dopodiché, quando mi sono svegliato, ho potuto assaporare questo tuo meraviglioso prodotto di gallura. Ciao, grazie Irene. Zio Paolo ha gradito, spero lo abbiate gradito anche voi e spero che vi cimenterete nella sua preparazione. Buona Pasqua a tutti!